Cari amici di Light Channel Italia, benvenuti. Quest'oggi la meditazione si trova nel libro di Matteo. Il libro di Matteo, più precisamente, al capitolo 13 e il versetto che leggeremo è il 16. Matteo capitolo 13, versetto 16. Ma beati gli occhi vostri perché vedono e i vostri orecchi perché odono. Queste sono delle parole di Gesù che lui fa nel riferirsi ai suoi discepoli, ma andiamo a vedere meglio nel contesto che cosa sta dicendo e perché sta dicendo queste parole. Gesù veniva da una situazione nella quale con i discepoli aveva presentato una delle parabole più famose, che è la parabola del seminatore. E subito dopo questo i discepoli gli si avvicinano e gli chiedono: perché parli loro in parabole? Egli rispose loro: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Dicendo loro si riferisce a coloro che non conoscono lo scopo del Messia. E i discepoli invece conoscevano e in teoria avrebbero dovuto conoscere, ma poi si rivela che in realtà anche loro aspettavano un Messia che li avrebbe liberati dal potere politico dei romani. E successivamente Gesù aggiunge: perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha sarà tolto anche quello che ha. Questo sembra una logica molto difficile da comprendere, soprattutto se la troviamo nel testo biblico, perché solitamente si dice a chi non ha sarà dato e a chi ha sarà tolto. Qui invece troviamo qualcosa di molto interessante. Il Signore dice che coloro che cercano e vogliono arricchirsi spiritualmente avranno di più, ma coloro che non ricercano e non hanno gli strumenti per farlo in questa maniera, o perlomeno non vogliono avere quegli strumenti, non verrà dato, ma sarà tolto anche quello che hanno. E Gesù prosegue e disse: per questo parla loro in parabole, perché vedendo non vedono, e udendo non odono né comprendono. C'è un'incapacità da parte dei cuori degli uomini di comprendere le cose che Gesù sta presentando. E si adempie in loro la profezia di Isaia che dice: udrete con i vostri orecchi e non comprenderete. E qui lui enuncia un passo di Isaia. E subito dopo dice: ma beati gli occhi vostri perché vedono e i vostri orecchi perché odono. In verità io vi dico che molti profeti e giusti desidererebbero vedere le cose che voi vedete e non le vedono e udire le cose che voi udite e non le udirono. Questa è una cosa che potrebbe avere a che fare anche con noi, come discepoli di Cristo. Ognuno di noi è chiamato al discepolato. Noi abbiamo la responsabilità di aver sentito e visto delle cose che sono maestose e grandi riguardo al regno di Dio, avere una relazione con Cristo e a chi ha verrà aggiunto, se naturalmente vuole di più, ma a chi non ha questa relazione gli verrà tolto anche quello che ha, che sarebbe la conoscenza. Ma una conoscenza senza una relazione con questo Cristo non ha valore. E quindi, cari amici, oggi vogliamo avviare questa giornata con l'augurio di una comprensione piena di quello che è Cristo per noi e il poter vedere, dato che abbiamo occhi da vedere, e il poter ascoltare, dato che abbiamo orecchie da ascoltare. E che il Signore possa cominciare a parlare direttamente ai nostri cuori senza dover utilizzare parabole per la durezza dei nostri cuori. Chiediamo al Signore questo, quest'oggi, e la benedizione va ad ognuno di voi. Amen.